Buonasera, buonasera a tutti. Allora, speriamo di riuscire ad invitare Alberto perché so che oggi ci sono stati molti problemi. Vediamo se riusciamo intanto a far entrare Alberto, sarebbe un grande Ciao, successo. Eccoci, ce l'abbiamo vediamo. fatta. Tu vedi me. Io ti vedo, tu mi Io vedo vedi? te. Ciao Silvia. Silvia ci vede, Ciao. tutte e due, quindi penso che la diretta possa andare bene, perché oggi c'è stato un Instagram down impressionante e quindi molte dirette sono saltate, quindi speriamo bene, però già il fatto che ci vediamo, allora, È come un va inizio. Alberto? Io ti faccio sempre la stessa domanda perché porta bene. Come va? Bene, bene, ciao Silvia. Bene, un po' stanco, ho mangiato un po' troppi fagioli con la salsiccia, però ora con De Palma Però credo dico, che all'età ci tua, tu devi ormai diventare con le minestrine, col brodo. riuscirete. Ho paura di sì, Come che me, che vado avanti con le minestrine, il brodo, al massimo le lenticchie, ma proprio poco poco. Vabbè. Allora, non poteva prima o poi non capitare di parlare io l'ho chiamato uno dei principi, dei re del genere thriller. Poi ha fatto anche fantascienza, horror, lui si è un po'. Diciamo, ha un po' frequentato tutti i generi, tutti gli ambienti. Stiamo parlando del grandissimo Brian De Palma, che ha rilanciato uno dei pionieri della New Hollywood, della nuova Hollywood, no? Ha un po' rilanciato la filmografia di questi generi. Lui si è ispirato ad Alfred Hitchcock, è famoso per alcune caratteristiche di ripresa, che poi ci Ne parlerai tu, parleremo. perché sei, insomma, il regista e quindi sai di che cosa si parla. Allora, ci siamo. Vuoi dire qualcosa tu inizialmente su Brian e poi partiamo con la filmografia? Sicuramente, vabbè, c'è tantissimo da dire da De Palma perché è un personaggio davvero con una carriera strana. Intanto è uno a cui la critica ha sempre rotto le scatole, fin dall'inizio. Nonostante lui abbia fatto dei film di un successo, direi, stratosferico. Sì. Molti film, esempio Scarface, dei suoi che subito sono andati male, poi con gli anni sono andati benissimo, per esempio uscendo in DVD, in affitto alle videoteche, quindi tanti suoi film lui è riuscito a vedere successo a distanza. È un artista unico. De Palma, secondo me, è la regia, nel senso che è veramente la visione. È un regista più che di storie, del modo di raccontare le storie. È un regista che riesce a essere nello stesso tempo raffinato, ma contemporaneamente flirta con i B-movies, perché il suo cinema è fatto proprio, è un cinema che si sporca le mani con la materia bassa. Io Esatto. ho scelto 7 parole per descriverlo, poi ci ritorniamo. De Palma è piani sequenza, perché probabilmente i piani sequenze di De Palma sono una delle sue cifre distintive e sono forse i più famosi della storia del cinema. Split screen. Perché ci sono pochi registi che lo sanno usare come lui, lo classico schermo diviso in due, Vero. è un suo stile narrativo. Poi ho messo nuovo cinema anni 70, come anticipavi te, perché lui è uno di quei registi che è cresciuto con Spielberg, che è cresciuto insieme a insomma, sì, De Palma, vabbè, De Palma. No, ne parlo, ne stiamo E parlando, sono insomma, dai. salsicce. Ora mi vengono gli altri nomi. Comunque, Spielberg, Scorsese, eccetera, tutti questi grandi certo. registi del 70. La quarta parola è Hitchcock, perché lui ha dedicato praticamente tutta la sua filmografia, è un omaggio a Hitchcock, e questo gli è stato anche molto criticato. È stato più volte accusato di aver addirittura copiato, e lui però ha insistito su questa cosa perché il suo amore per Hitchcock è praticamente viscerale. Poi c'è voyeurismo, è il cinema dei guardoni, quello di Palma, uno dei cinema più morbosi, più che si mischia proprio volentieri con E che a tante volte proprio per tematiche. questo ha creato polemiche. Sì, sicuramente tu poi avrai qualche chicca da raccontarci qua rispetto, credo, a Sì. questo. Io qualcuna ce n'ho qua. E poi ho messo serie B-movies, perché lui è un regista, ovviamente parliamo di uno che è considerato fra i 100 grandi registi della storia del cinema, ma rispetto ad altri è un regista che si diverte molto a mostrare cose da B-movie.
e spesso i protagonisti dei suoi film sono protagonisti dei B-movie. E quindi questo è un'altra cosa davvero particolare di lui. Infine è lo stile. Per me De Palma, se c'è un regista al mondo, tu vedi un'inquadratura, la fotografia, puoi dire è De Palma, è lui. Lui sicuramente in una maniera, tra l'altro, maniacale. Maniacale. Sì, sì, sì. E parleremo anche di questo. Quindi De Palma ci dà tantissime... Infatti credo che ci ritorneremo. Questa sera in un'ora cerchiamo di fare una carrellata e poi ci ritorneremo perché De Palma è un grandissimo. Tra l'altro, lo sai, oggi andiamo contro il mondo. Come mai? Perché? C'è l'Europa League stasera. Vero. È una sfida difficile. Una sfida difficile, ma noi ci piacciono le sfide difficili. Sì. Allora, partiamo dal primo film che tu non hai segnato, però mi sembrava... Sì. Insomma, normale ciao, Paul. Dire di questo film innanzitutto perché è un comedy thriller ed è Murder à la Mode, spero di pronunciarlo bene. È un film del 68, il primo film in assoluto scritto e diretto da Brian De Palma alla sua prima regia di un lungometraggio, perché lui ovviamente prima ha fatto anche dei cortometraggi e niente, questo era solamente per ricordare da dove è partito lui. Certo, sì, sì, perché lui ha fatto un po' di film all'inizio, ma prima di diventare il De Palma che conosciamo ci ha messo qualche film. Esatto, esatto. Andrea ci dice, complesso di colpa thriller del 76 girato a Firenze. Sì, sì, ne parliamo fra poco. Ne parleremo. Poi ha fatto diversi film, Ciao America, Oggi Sposi, Dionisio nel 69, che ovviamente non hanno nulla a che vedere con i nostri generi. Hi Mom, Conosci il tuo coniglio, e nel 73 arriviamo alle Due Sorelle. Ecco qua. No, questo è un film a cui sono molto legato e posso già dirti, e qui faccio un piccolo spoiler, che ne parleremo nella puntata horror e moda, perché questo film in qualche modo è legato alla moda. Te lo stavo quasi dicendo io, visto che tu farai anche un annuncio molto importante. Ciao Sì. Lorenzone, ciao. A noi c'è partita, ringraziamo Dio la diretta, Lorenzo. C'è avuto il terrore. Oggi è successo di tutto, vabbè. Allora. Quindi le Due Sorelle è la prima volta che De Palma diventa il De Palma che conosciamo. Innanzitutto, questo è un thriller horror e devo dire, l'ho rivisto di recente alcuni spezzoni, ci sono già per il 76 delle scene abbastanza violente. La butto lì una coltellata in faccia, che non vi dico chi dà chi, con insomma relativa fuoriuscita di sangue, scena molto violenta per quegli anni, soprattutto per un film che non vuole essere appunto uno slasher, perché gli slasher li dovevano ancora un po' inventare. Occhio alle musiche di Bernard Herrmann, non so se vi dice qualcosa questo nome e cognome. Sì, Alfred Hitchcock, appunto, collaboratore Appunto. storico, poi Hitchcock se la prenderà pure per questa collaborazione di De Palma con Herrmann. Ciao Madrain. Madre Lorenzo dice ciao grande, meglio così dai, noi ci riproviamo domani con la diretta Ciao di domani, che Saverio. è saltata ed è per quello che ti avevo avvertito nel prediretta, noi ci proviamo, come va. Quindi Le Due Sorelle è un film che io veramente sto aspettando l'edizione Blu-ray perché merita. È intanto una sceneggiatura molto solida. Lui poi negli ultimi anni si perderà in sceneggiature secondo me un po' troppo cervellottiche, no? Ma molto macchinose, sì. Macchinose, e questo gli sarà Giusto. criticato secondo me anche giustamente. Invece questo Le Due Sorelle ha una sceneggiatura ricca di colpi di scena ma comunque ben costruita, abbastanza lineare, pur essendo De Palma che è un regista tutt'altro che lineare, è un regista che ti spiazza continuamente, ma lo fa in modo chirurgico e quindi c'è anche questo aspetto. Come giudichi questo film? Leggiamo, ho trovato questa frase e mi piaceva tanto. L'uomo non Sì, divida quello ciao. che il diavolo ha unito. Fantastico. Ciao Ila. Beh, questa è una grande tagline o logline, non mi ricordo, le confondo sempre. È molto bella questa, e anche svela un po'. Non svegliamo niente. Guardatelo questo film perché è il primo film del De Palma di come lo conoscerete. Quelli prima sono, diciamo, un allenamento che i registi degli anni 70 si potevano permettere perché potevano anche permettersi di sbagliare 3, 4, 5 film o comunque di non avere dei successi pazzeschi. È E qui vero, qua vero. diventa il regista dei 30 anni a venire. E allora passiamo ad un film straordinario perché è stato ovviamente scritto e diretto da Brian ed è un musical, un vero e proprio
film musical, Il fantasma del palcoscenico, adattamento libro di temi provenienti da capolavori come Il Gobbo di Notre Dame, Il ritratto di Dorian Gray, bellissimo, Faust, Il fantasma dell'opera. Pensa che è stato lanciato sul mercato con il sottotitolo Ha venduto la sua anima per il rock and roll. Successivamente invece con È stato menomato, incastrato, picchiato, derubato e mutilato, ma non lo possono tenere distante dalla donna che ama. Bellissimo, fu inizialmente un fiasco al botteghino e oggi è diventato praticamente un vero e proprio cult. A te. Questo è un film eccezionale, innanzitutto, di un coraggio veramente degli anni 70. Ora fare un film così è impossibile. E che dire, io stesso quando ho fatto il mio piccolo Extreme Jukebox avevo in testa questo film, perché è uno dei grandi film rock and roll degli anni 70. È un film che critica già l'industria musicale in quegli anni, dove non andava molto di moda criticarla. È un film anche qua pieno di idee, è furioso, cioè veramente... Jack Black dice, film molto hitchcockiano in Italia è sottovalutato, penso che però si riferisse alle due sorelle, credo. Sì, 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 penso proprio. Milani si dice, Il fantasma del palcoscenico, oddio, da quanto tempo non lo vedo, siete mitici. Questo film è un'uscita un po' dalla sua strada, perché ovviamente è difficile pensare a una filmografia classica di De Palma, perché è un film pieno di trovate. È un mix di generi furioso, perché c'è anche dello humor molto particolare, è un musical in effetti e c'è tanta ottima musica dentro, ma per dire, precede Rocky Horror questo film, cioè rendiamoci conto, nel senso, c'era già secondo me delle idee che anticipavano poi il grande Rocky e questo è un film secondo me che non poteva aver successo, perché era troppo in anticipo coi tempi. C'era troppa carne al fuoco in questo film. A me piace la tanta carne al fuoco di De Palma, io la adoro, però sicuramente qualcuno l'ha mal digerita questa carne, come le mie salsicce di questa sera, ecco. e quindi questo film non ha avuto il successo che meritava, ma è assolutamente un De Palma da recuperare. Dove quindi, la insomma, musica la fa da padrona? Volevo farti dire che nei titoli di coda sono accompagnati dalla canzone The Hell of It, interpretata da Paul Williams addirittura. I protagonisti del film vengono presentati separatamente con i loro nomi scritti sullo schermo e le immagini del film in cui compaiono. In alcuni casi le clip in cui vengono presentati sono brevissimi hot take di alcune scene. Le musiche, ci sono 12 brani, di quali Paul Williams, di cui abbiamo appena accennato, che ha scritto sia i testi che le musiche. Ci sono William Finley, la versione di Faust abbozzata in coppia da Bill Finley e la grande Jessica Harper di Suspiria, che poi vedremo in Suspiria, quindi sì, esatto. Argento l'ha proprio chiamata dopo aver visto questo film, direi. Assolutamente sì, insomma, qui la musica la fa da padrona. È uno dei grandi film musicali, horror musicali, infatti ci ritorneremo nel capitolo horror e musica, perché bisogna parlare di questo film. È un film che va assolutamente ricordato, se ne parla sempre troppo poco. E ora, Complesso di colpa. Allora, Complesso di colpa, devo dire che è un film... Quando sono nata io, era il 76. Quindi, insomma, un film recentissimo, sì, film esatto. Praticamente... Grazie Alberto, grazie per questa cosa. Vedi anche da... Ila ci dice esatto, è uscito troppo in anticipo sui tempi. E sì, di solito Ila è sempre così, effettivamente, sì. Allora, Complesso di colpa non è fra i miei film di De Palma preferiti. E non lo ricordo così bene. Qui diciamo che inizia a diventare il De Palma sempre più hitchcockiano e sempre più spinto in queste tematiche. Questo film è un vero e proprio omaggio alla donna che visse due volte. Girato a Firenze, in Italia, che bello. Girato a Firenze, come ricordava Berve prima. Ciao Alex. È un film, innanzitutto, c'è da dire che la fotografia dei film di Palma è straordinaria. E quindi è sicuramente questo un film molto bello dal punto di vista estetico. Sì. Credo che in questo film, per come lo ricordo io, ci sia appunto tante reminiscenze di Hitchcock, e va bene, forse mi manca un po' quella furia di De Palma che vedremo di lì a qualche anno dopo, no?
quei grandi film anni 80. Diciamo esatto, che sì. 70 sono stati un test riuscitissimo del successo poi degli anni 80. E anche qui il binomio musicale torna Bernard Herrmann, anche qui, anche in questo film. Sì, ed è lì che ha fatto incacchiare Hitchcock, perché Hitchcock ha trovato... Insomma, sono un po' tutti permalosi questi registi. Io credo che Hitchcock avesse un po' più di autoironia in questo. Invece non gradì questa scopiazzatura, ma in realtà cioè è un po' strano che un regista non gradisca questo, perché De Palma ha un amore smisurato su Hitchcock, e comunque lui rielabora la materia hitchcockiana in un modo personale. Anzi, probabilmente... Qua ci sono due attori che per me sono molto importanti. Cliff Robertson, che fece anche la parte del cattivo nella serie Batman, quindi Cliff Robertson. Ah, sì, è vero. Esatto, non posso non ricordarlo assolutamente, perché sono tutti i DVD della serie di Batman degli anni 80. E poi John Lithgow, quindi... Lithgow che ritornerà dopo in Raising Kane. Certo. È giovanissimo, quindi certo. Insomma... Ciao Pietro, un bacione. Allora, che dire? Andiamo avanti. Quindi non è... andiamo avanti. E vabbè, qui però andiamo proprio sul... già lo possiamo dire sul primo capolavoro assoluto. Sì. Carrie. Carrie, ne abbiamo già parlato, uno speciale ovviamente di Stephen King, ma due parole su perché questo film è stata la svolta. Innanzitutto, la grande svolta commerciale. Questo film gli ha fatto fare gli incassi top di quegli anni lì per lui. Sì. Quindi gli ha dato un potere contrattuale ad Hollywood che lui ha perso solo negli ultimi anni, diciamo, perché lui fa molta fatica negli ultimi anni a fare film. Invece grazie a Carrie, che è stato il suo insomma, più grande successo degli anni 70, lui veramente poi si potrà permettere di fare dei film con un budget enorme. Carrie ha incassato un sacco rispetto al budget, che comunque era discreto. Lui in questo film si è inventato l'effetto shock, è il film che per la prima volta ci presenta, come ho detto, il finale dopo il finale, cioè a fin finito c'è cioè il colpo di scena che oltre a cambiare in parte la storia e la sceneggiatura fa sì che noi, io al tempo avevo dato una cragnata contro il muro perché non me l'aspettavo. La nostra qui... Carrie, capolavoro estetico e audiovisuale nello stesso tempo. Ciao Gigi che dice, ciao Tania, grande Alberto amico mio, e Alex, Carrie nella mia top 10. Carrie è sicuramente uno degli horror più horror di De Palma, e parliamo della regia, cioè lui qui si diverte, io cito sempre la sequenza finale, no, con lo split screen, dove lui usa questa tecnica che poi è diventata parte dei videoclip e gli ha levato il potere narrativo che aveva nei film di De Palma, perché lui attraverso queste tecniche riesce a creare tensione, questa è la difficoltà. Tanti le usano queste tecniche, ma è solo un modo per montare i film. Invece in De Palma, e questa è la sua eccezionalità, sono usate sempre nel momento giusto per creare un crescendo di tensione unico. Faccio un esempio, un film di cui non parleremo, ma è un capolavoro eccezionale, è Carlito's Way. Sì, in Carlito's Way ci sono... c'è un sacco di tecnica cinematografica usata unicamente per creare una storia che tu sai già come finisce. E questa è la grandezza di De Palma. Ti racconta... Mi sta facendo ricordare, visto che stiamo parlando di Carlito's Way, che però non ho messo tra le quattro scelte, che sul Instagram potete andare a votare, non adesso che c'è la diretta, ma dopo la diretta, per chi non l'avesse fatto, perché io ho proprio aperto un sondaggio a quattro film, ovviamente scelti un po' a caso, quindi c'è Scarface, Vestito per uccidere, Carrie, e un altro di cui adesso non mi ricordo, sono quattro film, e la gente sta votando, e Scarface sta stravincendo tra i quattro film preferiti di Brian De Palma. Carrie è solamente seconda, ma a lunga distanza. E poi spiegheremo anche perché alcuni film, come Scarface, non horror, hanno a che fare fortemente con l'horror. Sì. C'è quella corda nel palcoscenico che ansia tutte le volte che lo rivedo. Sì, ma come dicevo, qui De Palma con questo film trova il suo strumento, i suoi strumenti perfetti narrativi. Cioè è un cinema praticamente di temi, di situazioni già viste mille volte, ma riciclate in una macchina perfetta di immagini
e di montaggio che diventano nuove. Quindi è un regista pre-tarantiniano, cioè un regista a cui non interessa tanto la storia, ma come viene raccontata questa storia. E detto questo, anche le storie da Palma io le trovo comunque molto interessanti, nonostante siano state soggette molto a critiche per le sue tematiche. E anche qui omaggio a Hitchcock, perché le quattro note di violino della colonna sonora del film di Psycho sono state più volte nel film. Nella scena del ballo, quando Carrie e Tommy ballano, si sente appunto la canzone cantata da Katie Irving, ovvero la sorella dell'attrice Amy Irving, che nel film interpreta il ruolo di Susnella. Anche qui c'è un omaggione. Poi l'abbiamo già detto, credo, in qualche diretta, ma lo ridiciamo, che Sissy Spacek, la protagonista, non era stata consideramente proprio, cioè non doveva fare quel ruolo là. Brian De Palma pensava di affidare il ruolo a Glenn Close, addirittura. Glenn Close, pensato un esatto. Po'. Ma il marito Jack Fish non convinse il regista a farla partecipare alle audizioni, e quindi poi c'è stato quello che c'è stato. Dico giusto una cosa su Sissy Spacek, attrice grandissima degli anni 70, e che è stata, credo, insomma, ha fatto questo film grazie alla Rabbia Giovane, che è uno dei film più importanti degli anni 70. Ne approfitto sempre per buttare lì qualche film che non c'entra niente. Terrence Malick, il film da vedere di Terrence Malick, La Rabbia Giovane. Un film di adolescenti turbolenti, e Sissy lì ha fatto un'interpretazione eccezionale, che poi è stata confermata. Che secondo me avrebbe potuto fare anche molto di più. Credo anch'io. Filmografia. Credo anch'io, sì, è una filmografia tutto sommato non così estesa e non così piena di capolavori rispetto agli inizi, che avevano, insomma, premesso a certe promesse ben più grandi di carriera. Comunque, andiamo una carriera. Prossimo film è Fury. Ah, Fury, io lo adoro, innanzitutto. Per me è un film eccezionale. Allora, qui lui fa ancora di più. Cioè, con Kirk Douglas, morto da poco, da pochissimo, scenario. Fantastico, Kirk Douglas. Qui mi piaceva già, perché lui era già vecchio negli anni 70, cioè era già un attore a fine carriera. Già anziano. Quindi pensate voi, no? Era un po' come Charlton Heston, che Pietro aveva già fatto... Dice, bellissima la rabbia giovane. Bellissima la rabbia giovane. Pietro bellissima la rabbia giovane, che cos'è, un film? E quello sì, di cui parlavo prima, con Sissy Spacek. Bellissima la rabbia giovane. E quindi Fury, in questo film lui alza ancora più la posta, nel senso che è un thriller paranormale, quindi riprende, credo anche visto il successo di Carrie, questa chiave degli elementi, diciamo, della forza della mente, no? E sì. Tutte queste robe qua. Però lui ci mette qua spionaggio, ci mette un po' di splatter, è anche un action questo, e quindi è un mix di generi. Ce ne sono secondo me almeno 5 o 6 di genere in Fury, sì. E quindi mi è piaciuto questo aspetto. Poi l'atmosfera solare, ora non mi ricordo se è ambientato a Los Angeles, comunque il film inizia con questa carrellata fantastica su una spiaggia, e quindi lui inizia a mostrare per esempio quelle scene stupende che poi lo troveremo in Omicidio a luci rosse. Stavo citando la scena sulla spiaggia, una delle più famose scene all'aperto di tensione, che lui è bravissimo a creare queste scene di agorafobia, proprio al contrario, non spazi chiusi notturni, ma spazi chiusi all'aperto, quindi rendere spaventoso anche l'ambiente esterno. Per quanto riguarda le riprese, è stato girato per lo più a Chicago e nella Lake Forest dell'Illinois. Penso a te. Pochi altri esterni sono stati girati a Cesarea in Israele. Pensa, da tutt'altra parte, in Israele. Quindi le scene probabilmente che mi riferisco io, che dicevo California, potrebbero essere in Israele. Quindi ci ha ingannato completamente, ma è la sua abilità. E quindi questo per me è un film top. E tra l'altro c'è un... Ora non vi svelo niente della trama, ma ha degli sviluppi molto molto pessimisti come film, delle scene che tu rimani... Ah, è morto anche lui. Anche molto splatter, perché qua c'è anche un bel po' di sangue. Quindi, che dire, Fury per me è uno dei capolavori di De Palma. Addirittura io potrei metterlo fra i primi 5 film che ha fatto. E adesso uno dei miei film preferiti. Lo so. Vestito per uccidere, uno dei miei film preferiti. Allora, questo, con questo film lui, diciamo, aspetta, che sì, ce l'ho qua. Con questo film lui
anticipa poi il successo pazzesco degli anni 80, che sì, il De Palma poi che io amo di più, ma anche quello anni 70, amo, ma anni 80 ancora di più per una questione di fotografia, di stile. E questo vogliamo è un film... subito dirlo, grandi attori, Michael Caine, la Angie Dickinson, quella di Pepper, sì. Pepper, Kate Gordon, la mitica Nancy Allen, che amavo tanto, Dennis Franz e David Margulies. Allora, questo film è anche qui siamo fra i film più hitchcockiani di De Palma ed è un film in cui inizia lui a spingere sulle tematiche morbose in modo molto più esplicito, tant'è che qualcuno l'ha accusato di fare della pornografia ai tempi, già. Perché ci sono, insomma, c'è una scena di masturbazione, per esempio, sotto la doccia, molto spinta, citazione hitchcockiana, ci sono, insomma, diverse scene davvero molto... è stato attaccato da tutti lui, da Sì, tutti. guarda, ti leggo che il film fu ritenuto controverso quando si scoprì che il corpo nudo nella scena di apertura non era proprio quello della protagonista Angie Dickinson, bensì quello di una modella di Penthouse. Questa controversia è derivata prevalentemente dall'aspetto di Ella Dickinson al momento delle riprese, una donna matura, simbolo di armonia, sessualità, e sembrava originariamente che la provocatoria scena della doccia e il film stesso traessero profitto dall'idea che il corpo nudo fosse proprio quello della sua protagonista, sex symbol degli anni 70, protagonista della serie Pepper Anderson. In seguito alla scoperta di questa controfigura, lo stesso Brian De Palma ne approfittò per girare un film sullo stesso tema, appunto Omicidio a luci rosse, di cui parleremo tra poco. Diversi critici dissero inoltre che De Palma si era spinto troppo, come dicevi te, sulla pornografia, calcando la mano, come nella scena con la Dickinson che si masturba nella doccia per poi essere aggredita sessualmente in sogno. Una critica comune mossa al regista fu quella anche di scrivere appositamente scene di sesso non attinente alla storia raccontata solo per poterle mostrare sullo schermo. Ma a me E piace per anche i quello. gay, la comunità gay criticò il film che incolpò De Palma di propagandare un'immagine negativa e stereotipata degli omosessuali e dei trans. Svariate associazioni femministe affermarono infine che il film degradava le donne per il modo in cui sono mostrate nel film. Insomma, ebbe una marea di critiche. No, no. Questo regista ha combattuto tutta la vita contro la critica che l'ha spesso addirittura considerato film spazzatura i suoi. Io lo difendo a spada tratta. Anch'io. Credo che a De Palma non fregasse niente di parlare male di qualsiasi categoria di essere umano. A lui sicuramente attiravano certe cose e con grande, secondo me, sensibilità e grande rispetto per se stesso ha parlato delle cose che gli piacevano, e però l'ha fatto in un modo molto elegante. Questo Vabbè. film, la prima cosa che mi viene in mente è elegante, perché è un film di Anche secondo un'eleganza me. registica e fotografica unica. Nel modo di mostrarci anche questo materiale, insomma, Anche nei anche basso. movimenti, Alberto, direi proprio anche nei movimenti lenti. Sì, esatto. Questo, come hai detto te, è un film che rallenta un po', no? Rispetto a Fury, Sì. che è furioso, nel senso, è un film un po' isterico, perché Lui, alterna tra l'altro, ha momenti. puntato molto, ha voluto veramente molto personalizzare questo film e per questo c'è anche qui nelle musiche, cambiò e scelse Pino Donaggio, che insomma è un gran signore Hai musicista. fatto benissimo a citarlo, perché un musicista è parte del successo di De Palma, Pino Bellissimo, Donaggio, ma come tutti i bellissimo. grandi registi sceglieva grandi collaboratori. Il tema che hai detto te è straordinario, e questo è un film che riesce a essere a suo modo anche romantico, perché lui in questi film c'è la cosa geniale, che c'è quasi una freddezza nel pensarli questi film, no? Perché sono film studiati in modo molto pensato, no? Molto Metodico, ragionato. beh, lui è un metodico, quindi Esattamente. veramente. Però poi cozza con la materia, che invece è molto di stomaco, poi il suo modo di narrare, è molto viscerale la materia che Vero. mostra. E quindi c'è anche un sentimentalismo che io sempre trovo, che lui svilupperà nel film poi dopo, E ti dirò perché che non vedo l'ora di comprarmi il DVD di Vestito per uccidere sperando di trovarlo. Veramente. questo è un film eccezionale per me, cioè De Palma è uno di quei in 4-5 film. Questo è un altro di quelli che rientra fra i primi 5, sicuramente, perché gli dà ancora più successo per permettersi poi il flop di cui parleremo fra poco. Tra poco Una un parola ancora film su Michael Caine di questo film. grandioso, grandioso. Scusami, vuoi dire qualcosa, Tania? Scusami, ti ho interrotto. No, dimmi, hai altro da dirmi su questo film?
Beh, sì, che io se devo ricordare un film con Michael Caine, ricordo questa parte, perché è una delle Certo, parti non certo più lo Squalo bizzarre. 4, non certo lo Squalo 4. Diciamo che, ecco, Michael lì ha cercato di fare del suo meglio, ma ce lo teniamo investito per uccidere, direi. È per me il suo film Vestito per uccidere, Esatto. attore pazzesco e. Fantastico. Ciao Super 8, ciao Emanuele. Allora, Oh, chiudo, se dovete iniziare a vedere Palma, iniziate pure questo film, cioè sì, non assolutamente. sbagliate. Assolutamente, se parliamo di thriller, soprattutto sì. Allora, prossimo film. Lui è un regista come tanti che richiama gli altri attori con cui ha lavorato. Torna John Travolta dopo Carrie, torna John Lithgow, Nancy Allen, sempre la sua compagnuccia. Stupenda, che poi sposerà. Esatto, la sua compagnuccia. E torna Pino Donaggio e parliamo di Blue Heart. Oh, questo è un film che io ho visto 2 volte. La prima volta ero acerbo, immaturo io, non mi piacque molto. La seconda volta capii che era un capolavoro eccezionale questo film. Sì. Per riassumerlo, io mi permetto ogni tanto di citare qualcuno Posso dirti, in non so se questo. lo sai, che nell'edizione francese del film, già un'altra volta, lo sapevi da chi era doppiato in questo film? No? Non ci crederei mai, Gérard Depardieu. Pensate, Esatto. non so, curioso questo film. Dico qualcosa, stavolta tratto da Onda Cinema, che Vai. scrive delle cose sempre molto interessanti. Sì. Parla di questo film, ovviamente. Ancora agli inizi degli anni Ottanta, il clima di paranoia politica e di ossessione per i complotti che aveva segnato gli Stati Uniti del post-Dallas non si era minimamente dissolto. E lo dimostra Blowout, uno dei lavori più importanti di Brian De Palma. Un Sì. film che, nonostante sia uscito nel 1981, dunque, successivamente all'anno cui si fa risalire la fine della New Hollywood, il Esatto. 1980 del fallimento dei Cancelli del Cielo, è ancora fortemente legato a tale corrente e alle sue istanze, soprattutto per i contenuti, innestandosi di fatto nel filone paranoico del movimento, quello di cui era stato maestro assoluto negli anni 60 un regista come Pakula. E viene definito l'ultimo film degli anni 60, addirittura, Blowout. Trovo una Teo dice, mi definizione manca, me lo eccezionale. segno. Vedi che già stiamo dando delle indicazioni. Quando è così, per noi è molto importante perché facciamo queste dirette proprio per darvi le informazioni possibili. Io leggo che Blowout, sulle critiche, c'è chi dice un grande film, De Palma ha raggiunto risultati ottenuti da Robert Altman con Nashville, da Francis Ford Coppola con Il Paradiso. No, con Il Padrino. Poi ci sta Morano Morandini che dice la bravura di De Palma va colta nelle singole sequenze, virtuosismo della cinepresa, presa del suono. Addirittura nel corso degli anni poi diventò un vero e proprio culto. Però ci fu anche chi lo criticò perché ebbe comunque critiche molto contrastanti. È andato malissimo al botteghino, è stato uno dei flop peggiori della sua carriera e credo che lui Già. ne abbia sofferto di questo, perché questo film è eccezionale perché intanto è uno dei suoi film più romantici, io lo vedo molto come una storia d'amore e poi è uno dei più film sfacciatamente metacinematografico, perché lui è un ex poliziotto che ora lavora diciamo come tecnico audio. Quindi sente per caso questo incidente, riesce a salvare questa ragazza e poi, riascoltando il suono di questa registrazione, lui praticamente scopre che non è un incidente, ma c'è un complotto dietro. Quindi è un film che cita tutta una serie di robe, a partire dalla conversazione con Gene Hackman. È un film dove c'è veramente questo aspetto politico. Ma poi quello che interessa a De Palma non credo sia tanto la politica, quanto la costruzione di una storia d'amore, non vi racconto niente, Eh certo. ma io però dico, anche se vi dicessi il finale, cioè, ripeto, Carlito's Way, voi sapete da subito come finisce, ma la grandezza di De Palma è che le sue ellissi vi fa partire dalla fine, ci ritorna, ma voi ve la siete dimenticata, la fine che è l'inizio, perché il film ha talmente entusiasmato che non vi frega più niente di come andrà a finire. E questa è la grandezza di De Palma, è veramente un gioco sul cinema, cioè lui gioca a carte scoperte e il meccanismo è perfetto e quindi poi voi vi dimenticate dell'inizio finale. Concordo, concordo assolutamente. Un'ultima curiosità su Blowout, che fu l'ultimo film in cui collaborarono Brian De Palma e Nancy Allen, all'epoca marito e moglie, come abbiamo detto poco fa, i due avrebbero divorziato
nell'83, quindi da qui a breve. Aggiungo ancora un'altra cosa, mi piace anche molto la direzione degli attori De Palma, no? Lui non si segnala tanto sta cosa, ma qui per esempio sia lui che la Allen fanno un bel lavoro di sottrazione, cioè ti dimentichi che questo ragazzo 3 anni prima aveva fatto la febbre del sabato sera, insomma, che era uno che non poteva nemmeno scendere per strada, vero, che li trasforma, gli saltavano in 100 addosso. Qui scompare quasi John Travolta, sembra veramente, cioè, una persona qualunque. Idem la Allen, che è con quel visino così, comunque sembra insomma, una donna che può fare la casalinga, la cameriera, e quindi c'è anche delle scelte di cast sempre per me molto intelligenti da parte del Palma. Passiamo a un film che è il remake di un lungometraggio del 32 di Howard Hawks, penso che avrai capito, scritto da Oliver Stone, interpretato da Al Pacino, ma come dimenticare quello che in questo momento è il film più amato di Brian De Palma, Scarface. Allora io chiedo un attimo l'acqua, scusate, perché mamma, acqua. Bravi, è bellissimo, adoro acqua. Innanzitutto diciamo che, a differenza dell'originale, è ambientata a Chicago durante gli anni del proibizionismo. In questo film l'azione si svolge nella Miami, naturalmente, degli anni 80, allora centro di un considerevole traffico di droga. Cioè Anthony Montana, detto Tony, che è il protagonista assoluto che ormai conosciamo tutti. Alex ride per il tuo mamma acqua, eppure Pietro ride. Grazie, ma... Allora, la signora che sarà protagonista in futuro, non vi possiamo dire più. Allora. Oh, Scarface. Scarface perché è in questa sezione. Io vorrei fare 10 puntate solo su Scarface, ma l'ho messo qui per un senso. Solo per parlare della scena della motosega. Allora, perché intanto questo film c'è tonnellate di sangue, litri di sangue, e quindi non è un horror, ma è un action di una violenza tale che rientra fra gli action horror, secondo me. Perché c'è una quantità di morti che è impossibile quantificare. Poi c'è questo discorso della motosega. Allora, c'è una scena, la dico in breve, dove Al Pacino, protagonista, gli viene fatta una trappola, viene bloccato da questi spacciatori colombiani cattivissimi. Mi dispiace per Saverio, ciao. E il suo amico viene bloccato ai spacciatori, viene portato in un bagno di un albergo di, insomma, di pessima categoria, marcissimo, e noi vediamo questa scena. Quando voi vedete questa scena, vi sembra letteralmente di vedere una testa con una motosega che gli entra nella faccia e gli sega la testa in due. Oh, la scena non è così. È un lavoro di montaggio talmente raffinato che De Palma fa la cosa perché è un chirurgo e lui sa cosa fare e lavora in modo metonimico. Quindi suggerisce l'immagine e voi nel vostro cervello vi ricordate la scena in modo molto più violento. Io l'ho visto 150 volte, Sofia, e quella scena è violentissima, ma il cervello la rielabora in un modo molto più violento. Questa è una costruzione scientifica di questa scena, ma è solo una delle 50 sequenze grandiose che ci sono in questo film. Ne cito un'altra, l'interrogatorio tutto girato in piano sequenza con la telecamera che ruota attorno al passino, proprio per dimostrare che lui è impenetrabile agli sguardi dei poliziotti, no? Gli girano attorno, ma lui rimane se stesso, gli rimbalza tutto. Vale, non potete non aver visto questo film. No, penso tutti, perché se siete delle nuove generazioni, recuperatevelo. Gli adolescenti impazziscono per questo film, perché gli adolescenti quasi tutti adorano i film sulla mafia, di spaccio, diciamo che attira, è un tema che attira. Non fatti come lui, ovviamente, anche perché non è tanto facile, lui arriva molto in alto. Comunque questo film per me è anche un film horror. E il contenuto... Intanto. Ciao Mariposchi! Andiamo ciao, avanti? Ciao. Sì, andiamo avanti. Adesso arriva il thriller erotico. Oh, arriva il thriller erotico, tanto criticato, perché alcuni dichiarano che la pellicola era una carrellata degli elementi già visti nei film di Hitchcock, piuttosto come un omaggio al maestro come Vestito per uccidere. Stiamo parlando di Omicidio a luci rosse. Ora, questo è uno dei miei, cioè il mio De Palma preferito di sempre, senza dubbio.
E non è facile perché ci sono tanti film suoi che amo, ma questo per me è sempre... Ma perché è stato così distrutto il film? Leggo addirittura che l'associazione a capo del premio dei Razzie Awards assegnò a De Palma la nomination come peggior regista dell'anno. Ed è andato anche male al botteghino questo film, peraltro, prima di essere uno dei vari... Ma addirittura distrutto proprio dalla critica, è stato perculato, se si può dire. Allora, io credo che qui il suo modo sfacciato di flirtare col cinema bis abbia dato proprio insomma a qualcuno, perché lui qui è un amore dichiarato, cioè a partire dal fatto che il protagonista è un attoruccio che fa film, fa il vampiro sexy per questo film che potrebbe essere, insomma, non dico della troma, ma di una roba del genere. Scusate, cosa scrive? Savero scrive: comunque volevo dirvi che grazie a Ora d'Orrore ho conosciuto una persona con i miei stessi problemi mentali, credo che diventeremo buoni amici, grazie a Ora d'Orrore. Savero, pensavo che avessi trovato un'amorosa, perché lo sai che noi abbiamo un gruppo su Facebook dove molti si sono fidanzati. Bellissima cosa. E si sono fidanzati. Ma ci fa piacere, Saverio, perché lo scopo anche di Ora d'Orrore è questo, poi che le persone si incontrino per fare qualcosa di bello. E Omicidio a luci rosse è io sì, quello che dici te, però anch'io penso come fa a non piacere questo film. In Italia è andato bene perché Morandini, Farinotti l'hanno tutti promossi in Italia. Perché sta abbastanza simpatico la critica italiana. Sì. L'ho notato anch'io questo, hai ragione. E Omicidio a luci rosse a quel punto parliamo di un regista che ha raggiunto una tecnica e una consapevolezza pazzesca. Vuole giocare con le cose con cui ha già giocato. Qui c'è sempre Hitchcock al 100%. Che c'è Melanie Griffith, che è ancora riconoscibile oggi. Sì. Se ve la trovate davanti, forse non uscirete molto. Capito? E questo è un film sull'ossessione del guardare. Sì? Straordinario. Io volevo mettere il punto di vista, parlare delle scenografie di questo film. Sì. Cioè, film di scenografie. Cioè, l'appartamento, ora non mi ricordo chi l'ha fatto, dove erano... C'è questo appartamento che è una specie di piattaforma rotonda, circolare, da dove l'attore spia questa donna, che è incredibile. Poi ci sono queste location sul mare, cioè c'è il famoso tunnel dell'inseguimento con tutti... Che poi allora, guarda, Alberto, la villa ottagonale presa in prestito è la celebre casa Malin, nota anche come... Chemosphere, progettata nel 1960 dall'architetto John Lautner. Quindi ecco, questa è la curiosità che forse volevi sentire. Grazie, perché ecco, non mi ricordavo questo dettaglio. E quindi è un film che ha un valore produttivo ancora più potente degli altri, perché c'è una cura pazzesca del dettaglio. E poi c'è una sensualità veramente debordante. Cioè, dall'inizio, che poi si collega con le fine di questa palpata proprio in primo piano, forse questo è dato fastidio, questi capezzoli sparati contro, probabilmente sì, contro lo schermo. Comunque, e col sangue che quello ha avuto anche una nomination in Golden Globe come miglior attrice non protagonista, quindi sì, tanto criticato, ma poi ha avuto anche È un film che veramente con gli anni è diventato un cult. La locandina è già stupenda, intrigante, e devo dire che il titolo italiano spinge molto, come al solito, sul discorso sesso. In realtà Body Double era un titolo molto più sofisticato, perché aveva almeno 3 o 4 doppi sensi in americano. Figura, ed è riferito alla scena di nudo di cui abbiamo parlato prima, di Angie Dickinson nel precedente film Vestito per uccidere, quindi è stato quasi una presa in giro in qualche modo di... Sì, esatto, di quindi... Palma. Si autocita. Allora, questo... abbiamo poco tempo, perché manca un quarto d'ora, dobbiamo parlare ancora di molti film. E allora andiamo avanti. L'ultima curiosità su Omicidio di luci rosse, che è stato citato più volte nel bestseller American Psycho di Bret Easton Ellis. Sì. Il protagonista del libro è infatti ossessionato dal film di De Palma e dalla scena del violento omicidio col trapano elettrico che tutti conosciamo. Beh, stupendo. Andiamo avanti. Guardate questo film. Allora, questo è un film che ho visto tanto tempo fa. Ritorna John Lithgow. Tanto un film che ha due montaggi, l'ho scoperto stasera, perché praticamente c'è un montaggio, diciamo, cronologico e uno non cronologico.
lui avrebbe voluto fare quello non cronologico, poi in realtà la produzione ha pensato di, insomma, semplificare il film. Questo è una cosa. Quindi se trovate entrambe le versioni, io ho visto solo quella originale, che è quella cronologica, quindi quella più semplice. Consigli questo film? Allora, sì, lo consiglio perché è un altro di quei film che è stato rivalutato. È andato bene al botteghino questo film, però poi è stato invece un po' dimenticato dalla critica. Cioè, contrariamente, un film che è andato benissimo, esatto, l'effetto opposto. E c'è un litgo pazzesco che veramente qua, poi da qua in poi lo ricorderemo per questi ruoli molto così borderline, e quindi è un buon film di De Palma, non uno dei capolavori. I suoi anni 90 saranno un po' meno brillanti, secondo me inizierà a sentirsi un po' di carenza di idee, però questo è ancora un buon film. E sempre degli anni 90, nel 98 abbiamo Omicidi in diretta, Snake Eyes, che è un film appunto sempre diretto da lui. Qui c'è addirittura Nicolas Cage che interpreta il ruolo di Rick Santoro. Il film ha avuto un budget di 73 milioni di dollari, ne ha incassati solo d'America 56 milioni, 2 milioni nel Regno Unito, insomma, vi dicendo. Le curiosità di questo film, poi insomma ci dici qualcosa tu. L'allora vero sindaco di Atlantic City, James Whelan, interpreta se stesso. La frase pronunciata dall'uomo a bordo ring, "Here comes the pain", per avvisare il pugile Tyler di andare capo, è un'autocitazione di De Palma nel film tanto citato da te oggi, Carlito's Way, dove Pacino pronuncia la stessa battuta al minuto 23 e 41. La seconda scena del film è un unico piano sequenza di una durata, e questo è per te che sei un regista, di quasi 10 minuti in un palazzetto dello sport nel quale la macchina da presa segue costantemente Nicolas Cage. Oh, io qua vado abbastanza veloce, un po' per i tempi, un po' perché devo dire questo è uno dei film che mi è piaciuto di meno, De Palma. Infatti, come tanti, ricordo solo questo piano sequenza pazzesco. Io qua, ecco, giustamente dico che dopo 20 anni di cinema un po' di carenza di idee iniziano a sentirsi in questa fase. A Pietro è piaciuto il film, però. Eh? A Pietro, per esempio, dice bello questo film. Sì, sì, ma allora è un film che se lo facesse un altro regista, cioè, sarebbe un mezzo miracolo. Ovviamente, no, dopo una riga di capolavori, io l'ho trovato un po' meno interessante. Però è ancora. Sì, Pietro, Mission Impossible, ovviamente, sì. Facendo poi solo gli horror, è per quel motivo lì. Sugli altri film abbiamo fatto solo qualche spizzico e boccone, così, come Scarface. E comunque, questo è ancora un film che è stato abbastanza apprezzato dalla critica. Io devo dire che mi ha appassionato un po' di meno. Non ricordo veramente poco di questo film. Si entra nel 2000 con un film dove lui si avventura nella fantascienza, Mission to Mars. Ora sì, l'ho trovato, Mission to Mars l'ho trovato carino. È un film che sicuramente ha degli aspetti anche horror, quindi ci sta dentro questa. E io ricordo, è un bel film di fantascienza. Mi è sembrato un po' meno personale rispetto ai suoi, cioè mi ha un po' spiazzato, nel senso che un regista come lui che fa delle opere sempre dove è molto riconoscibile, io qui non ho capito come mai lui si fosse inoltrato in questo film. E quindi mi è mancata un po' la sua personalità, cioè anche i suoi stilemi mi sono mancati. Anche... E infatti lui anche qui ha preso una bella nomination ai Razzie Awards. Ciò nonostante, io lo ricordo come un buon film, però devo dire che io, fra questi, è il meno personale. E quello anche dove a livello registico si notano meno, insomma, le sue solite cose pirotecniche, diciamo. Questo film, diciamo che la pellicola trae ispirazione da una vecchia attrazione omonima dei parchi Disney, di Disneyland e Magic Kingdom, tanto per dirla tutta. Passiamo al prossimo, 2 anni dopo fa Femme Fatale. Allora, su questo mi dilungo un po' di più perché io gli ultimi 2 film di De Palma, vi anticipo, non li ho visti. Non sono riuscito a recuperarli. Femme Fatale, ah no, da Black Dahlia ancora l'ho visto, sì. Con Antonio Banderas, Rebecca Romijn, Peter Coyote. Femme Fatale è un film che io ho trovato bizzarro. Posso dire che mi è piaciuto, sì, ma non ho capito tutto di sto film. Cioè io dovrei rivederlo. Qui il discorso della trama un po' cervellotica, credo di non è, io non mi reputo uno scienziato o uno, però ecco, ci si perde un po' in questo film. Diciamo che però in tutto questo, che è un film che
è un po' difficile dal punto di vista narrativo. È un film che ha una grande sensualità ed è un film che ha delle scene fantastiche. Per esempio, la scena della rapina al gioiello della modella all'inizio è eccezionale. Il serpente d'oro, dici? Esattamente, bravissimo. Che fu creato nel film dalla cantante attrice Ellie Medeiros, all'epoca fidanzata con il regista. Ah, pensate. E quindi questo film, io devo dire che è un film molto, molto sensuale. Cioè, Rebecca Romijn-Stamos è probabilmente una delle parti più grandiose che ha fatto la carriera, è una bomba in questo film. C'è una scena in cui vuol fare ingelosire Banderas, se vi piacciono cioè le cose veramente erotiche, nel vero senso della parola, lei si struscia verso quest'uomo che è un attore francese, italo-francese, con sta faccia terribile, che è un ex pugile, e fa ingelosire Banderas e lui prende a cazzotti questo tipo. È una scena con una carica erotica pazzesca. E quindi è un film fatto di tante sequenze buone. Non è un horror, cioè, qui rimaniamo sul thrilling, nemmeno troppo, non c'è una grandissima tensione in questo film. È più un film di rapina, thrilling, quindi sotto il profilo della tensione non è così forte. Però è un De Palma ancora interessante. Secondo me questo film meglio del prossimo di cui parleremo. Black Dahlia, soggetto tratto dal romanzo Dahlia Nera dell'87 di James Ellroy, ispirato a sua volta alla vera storia del misterioso omicidio di Elizabeth Short. Ora, qui mi hanno parlato un po' di De Palma linciano. Allora, a me, io ho trovato solo un De Palma incasinato, perché i difetti che ho trovato un po' nel film precedente, io anche qui mi ci sono un po' perso. Perché comunque ero abituato ai film di De Palma che avevano un inizio, una fine, un'ellissi, comunque avevano delle geometrie che funzionavano. Io anche in questo Black Dahlia mi sono un po' perso. Inutile dire che questo film ancora a livello produttivo è pazzesco, anche solo per il cast. Qui gli arrivavano ancora molti soldi De Palma a dispetto degli ultimi anni. Quindi è un film che continua a contenere scenografie stupende, attori interessanti, sequenze morbose che intrigano, però un po' io il senso del film mi ci sono perso in questo Black Dahlia. E quindi, secondo me, è una delle opere meno buone, meno compiute. Anche Pietro, c'è vero, questo lo si dimentica facilmente. Ultimi due film, guardate, non vi sto facendo vedere la copertina della Soap Opera Beautiful, però gli somiglia molto, è Passion, Beh, è da lì. film del 2012, è il remake del film francese Crime d'Amour del 2010. Vi dico in breve la trama: Christine ed Isabel lavorano insieme. Isabel vuole rubare l'idea alla sua superiore, la quale ama intrattenere con la collaboratrice una storia di seduzione, manipolazione e dominio. Tra le due scoppia la guerra quando Isabel va a letto con uno degli amanti di Christine. È un thriller, anche questo, è il suo penultimo film. Anche qui torna Pino Donaggio tra le musiche, attori quasi semisconosciuti, Rachel Adams, Nomi Rapace, insomma, che non hanno fatto chissà che cosa. Beh, niente, tu vuoi dire qualcosa su questo film? No, perché come dicevo, non li ho visti gli ultimi due. Volevo rispondere a Fidele Juventino. Beh, Che il dice miglior che il De Palma è migliore è Carito Carlitos Sway. Way. Ognuno ha il suo migliore. Sicuramente Carlitos Way, io lo metto insieme a Scarface tra i miei primi 100 film. Non so se è il migliore De Palma, ma è un grandissimo film. E poi ultimo film, Domino, del Neanche questo ho visto. 2019, quindi 2 anni fa, con protagonisti Nicolai Coster Valdau, Caris Van Houten e Gay Pierce. La trama: l'ufficiale di polizia danese Christian Toft lascia il suo appartamento dimenticando di portare con sé la pistola, prende in prestito quella del suo compagno Lars, che viene assassinato da un membro dell'ISIS. Si scopre che un agente della CIA, Joe Martin, ha fatto un agente doppio jihadista. Vabbè, insomma, è tutta una cosa così che manco sto a finire di leggere. È un poliziesco thriller. La curiosità di questo film è che il regista ha rinnegato il film, cioè De Palma, che ha fatto il film, lo ha rinnegato, Non perché questo film ha subito tagli di oltre mezz'ora e ha dichiarato: Domino non è un mio progetto, non ho scritto la sceneggiatura, ho avuto un sacco di problemi con i finanziamenti, non ho mai avuto un'esperienza così orribile sul set, una gran parte del nostro team non è ancora stata pagata dai produttori danesi, questa è stata la mia prima esperienza in Danimarca e quasi sicuramente sarà l'ultima. Allora, rispondo a Pietro e poi faccio una chiusura e poi facciamo i saluti.
Le pagine della nostra vita, se quello dell'Alzheimer, eccetera, è un film straordinario, uno dei film preferiti della mia fidanzata. Le pagine della nostra vita, sì, Rachel McAdams, sì. Che dire? Allora, faccio un discorso di chiusura sulla Sì, vai. carriera. Ah, De Palma è un po' indubbiamente sparito negli ultimi anni, se ne parla meno, almeno qui in Italia c'è la percezione che sia stato un po' dimenticato, no? Negli Ti faccio ultimi. una domanda provocatoria, è passato di moda? Sì, diciamo di sì, perché Lynch non fa mai film, ma se ne parla continuamente, ci fate caso? Ha detto basta, non me ne frega più niente, ma per una serie di motivi continua a interessare Lynch. A De Palma, per una serie di motivi, sembra che non gli freghi niente alla gente di cosa è successo a De Palma. E parliamo di uno dei registi che, insomma, a detta di quasi tutti i critici del mondo, ha fatto la storia del cinema. Certo. Io, dal canto mio, sono stato meno interessato a questa fase finale della carriera di De Palma. Però io credo che la mia speranza è che, nonostante sia un regista del 40, Possa ci regali durare. ancora. Sì, perché comunque è uno che i numeri ce li ha. Io ringrazio De Palma per aver fatto tutti per avermi regalato e averci regalato tutte queste ore di grandissimo cinema. E io non posso che studiarlo e amarlo, come sta così. E credo che chi critica De Palma dovrebbe un po' pulirsi la bocca e cercare di fare dei film come Scarface, di Questo fare concordo anch'io. dei film come Vestito per uccidere e via. Qui parliamo di 10 film capolavori, non di 2 o 3. Quindi, insomma, che c'è da contestare su De Palma? Possiamo dire che a gusto piace un altro, quello che volete, ma non si può dire che non sia un regista eccezionale. Assolutamente. Alberto, voglio ricordare diversi appuntamenti. Sì, ce n'è un Lunedì alle sacco. ore 23, Alberto Bocco sarà ancora con un nuovo appuntamento di Horror Sound sulla pagina Facebook di Ore d'Orrore. Quindi mi raccomando, Horror Sound, per a chi piace la musica Sì. particolare, molto bella, non mancate all'appuntamento. Poi la prossima settimana, da martedì a sabato, voi sarete lì a votare perché partirà una nuova edizione del Festival di Crisantemo, 8 colonne sonore horror. Voi potrete votare e deciderete chi vincerà l'edizione. Vi voglio ricordare, l'ho messo già nelle storie, che la prossima settimana le dirette solo ed esclusivamente per la prossima settimana tutte saranno alle 19. Tutte le dirette per la prossima settimana Sarò saranno strano. alle 19. Pietro ci dice lunedì, Horror Sound ormai è un must. Ok, e vi ricordo che sabato finirà l'ultima maratona con doppio appuntamento con gli Ore d'Horror Awards insieme a Steve Slasher. Quindi partiremo alle 21:30 e finiremo alle 23:30, come abbiamo già fatto in settimana con i ragazzi di Horror Arte e Cultura e Ilaria. Alberto, una sorpresa per giovedì prossimo, ancora non sappiamo nemmeno di cosa No, perché parlare. beh, diciamo che con Tania abbiamo pianificato tutte le puntate fino a A giugno. giugno. Vi anticipo che ci saranno delle dirette con ospiti, Sì. quindi saranno anche dirette un po' più simpatiche del solito, ci prenderanno un po' in giro. Ho anche fatto la Esatto. diretta con mia mamma, non dico il tema, però ci sarà una diretta con mia mamma, ma ce ne sarà un bel po' di sorprese. Abbiamo voluto fare con Tania una scaletta molto, Molto molto dinamica. particolare. Sì, Man mano che si molto. andrà verso l'estate, Sì. sorrideremo anche un po' di più, Sì. giustamente. Spero proprio di. Allora, Alberto, a giovedì prossimo ore 19, ripeto, ore 19 per la prossima diretta. Io vi ricordo, svegliatemi se nel caso dormo, perché non sono abituato a fare diretta alle 19, quindi ricordatemelo. Se mi volete seguire, Alberto Sicuramente, Bogo, ti legheremo a Creative letto e Coach. con un coltello farò così sotto al collo per svegliarti, va bene? Va bene. Un bacio, Alberto, alla prossima! Seguitemi su Instagram, mi raccomando, non mi pubblicizzo mai. Alberto Bogo, Creative Coach. Ora mi sono ricordato. Benissimo, alla Ciao prossima! ragazzi, buona serata, buonanotte.